Buongiorno amici del canale, oggi non siamo nel mio laboratorio ma fra un po' ci andiamo perché voglio farvi vedere la mia cucina in quanto tra un po' avrò un ospite spettacolare, una mia amica, che cucinerà con me una ricetta molto particolare. E voi mi dite, ma questo che cos'è adesso, un programma di cucina? No, ma dovete mettervi in testa che il restyling non è solamente mobili, non è solo recupero di piastrelle, di porte, di cucine, di tavoli, no, il restyling è tutto, è uno stile di vita. Per questo motivo io adoro la cucina che ama anche Marianna, lei è una chef provetto perché l'ha studiata proprio sul posto, e vi proporrò un restyling in tema. Decoreremo questo tessuto, quindi imparate bene la tecnica perché si possono poi decorare tovaglie, tende, cuscini, qualsiasi cosa, con uno stencil a tema e le basi dei fregi Voodoo Band che spesso vi arrivano nei nostri pacchi o li acquistate anche dai rivenditori, i fregi, quindi potete prenderli anche da loro, perfetti per fare dei sottobicchieri in tema. Quindi il restyling non è solo mobile, il restyling è uno stile di vita. Partiamo! Per la prima decorazione vi presento uno dei nuovi stencil Magic Clay, bellissimo, tema orientale, perché oggi sarà un tutorial tutto diciamo sviluppato attorno al tema dell'Oriente. Chissà quale sarà la ricetta, però non vi dico neanche il nome perché in realtà non lo so neanche pronunciare così bene, per questo c'è la mia amica. È uno stencil molto particolare, va un po' a ricordare il tema Toile de Jouy, però con altri, diciamo, soggetti. La classica casettina giapponese, delle lanterne, il tema orientale deve essere proprio molto forte oggi. Ed è uno stencil bellissimo perché è riposizionabile, quindi io lo farò mantenendo il bordo del mio runner. Ho avuto la fortuna di trovare questo bel runner di cotone lino misto, molto liscio, pulito, perfetto per fare questo semplice decoro, però per fare una bella tavola in tema. Ora io lascerò il bordino al lato in modo che sia più facile, no? Rispaziarlo, riposizionarlo per fare bene tutta la decorazione, anzi lo prendo da questo lato qui e parto. Utilizziamo oggi il Beautiful, non so, il fior di pesco, la femminilità del Beautiful, sapete che è uno dei colori che quest'anno mi piace di più. Quindi un tocco di eleganza in stile Magic Paint Beautiful, tamponcino. Mi raccomando, bisogna scaricare bene perché il tessuto va trattato così quando si decora con uno stencil. E mamma aiuta a tenerlo fermo, vero? Sì. E partiamo con la decorazione. Mi sono tenuta il legnetto vicino così posso proprio scaricare anche un po' un pezzettino di carta per scaricare ulteriormente il tamponcino e iniziamo abbastanza centrato, perché poi se sbagliamo adesso ce lo portiamo avanti fino alla fine, sai Emma? Ok, è giusto? Mi sembra giusto. Partiamo, tu parti da là, io di qua, così non ci incrociamo. Mi raccomando, si picchietta, perché se strisciate potete proprio rischiare di sbavare. Uno stencil fatto bene sul tessuto è uno stencil fatto con calma, tranquillità. Non spenderete più soldini per delle tovaglie a tema, ma potrete fare quello che volete, quindi il tema orientale, anche a Natale, chi lo sa, no? Un rano, una striscia da tavola, una tovaglia fatta appositamente con degli stencil da voi. Bellissimo, mi piace tantissimo questo colore. Ok, sempre poco prodotto, mi raccomando. E picchiettiamo. Meglio essere col tamponcino un pelo più scarichi e metterci un momentino di più in modo da essere certi di non sbavare mai sotto.
Sei pronta, Emma? Sì. Quasi finito? Finito. Speriamo di non aver sbavato. Siamo state precise? Speriamo. Vai. Wow, mi piace tantissimo. Bellissima. La tonalità è giusta, è quella che avevo in testa. Senti, diamo un'asciugata veloce veloce con il phon e poi riposizioniamo lo stencil, così facciamo vedere come si fa. Va bene. Ecco qua. È facilissimo sovrapporre perché, se voi venite da vicino, qui vedete? I fiorellini possono essere sovrapposti, anche il, diciamo, il copricapo in questo caso, e qui il vestito della damina. Ed è molto semplice, si riposiziona l'ultimo pezzo e in questo modo si può andare avanti senza rischiare di fare errori, no, di valutazione e di spostamento. Noi continuiamo con la nostra decorazione. Voilà, vai! Secondo me viene benissimo anche un armadio fatto in questo modo, perché sa proprio di una tappezzeria orientale, bello, bello, bello. Sulla prima passata si possono nascondere la damina e le lanterne e nella seconda, cambiando colore, si può assolutamente fare un mix, no? Magari si poteva utilizzare anche il profumo d'Oriente. Magari lo usiamo per qualcos'altro? Sì. Chi lo sa, questo tutorial è ancora lungo. Ed eccolo qui, il nostro runner è finito. Mi piace moltissimo, molto molto molto, la trovo molto molto elegante questa tappezzeria, questo effetto tappezzeria sul tessuto. Ora passiamo al secondo step. Le nostre basi Voodoo Band che abbiamo utilizzato per far diventare dei sottobicchieri. Abbiamo ovviamente tolto la parte che esce, quella con il nome, con un seghetto alternativo. E adesso vi faccio vedere come. Questo è il risultato perfetto, liscio, dei nostri sottobicchieri. Io ne faccio 6. Iniziamo con la preparazione dei nostri sottobicchieri. Quindi, una bella passata di linfa, che sapete che è la missione, la colla per far aderire l'amida, e metto un goccino in questa ciotolina, poca, e la stendiamo sui nostri dischetti. Basterà un lato, non ve ne servono due. Ce n'è uno più poroso e uno più liscio. Prediligiamo quello più poroso. Li toccate, questo è più liscio, questo è più poroso. Sì, perfetto. Pennellino, scoliamo un po'. Grazie. E stendiamo. Andateci in modo deciso, abbondante, perché questo materiale assorbe molto la missione. E quindi è fondamentale non metterne poco, perché altrimenti non sarà poi adesivo. Se riuscite, fate anche il bordo, perché io vorrei anche il bordo dorato. Una sorpresa bellissima questi sottobicchieri, non ve l'aspettate. Vi assicuro che non ve l'aspettate. E voilà. Ora io passo ancora una seconda volta perché, come vedete, ha assorbito molto. Quindi occhio, se siete su legno grezzo, su un materiale simile al mio, è importante non lesinare con il prodotto. È arrivato il momento di applicare la foglia oro. Sapete che la foglia Magic Paint è molto molto forte, nel senso che è ben salda alla base, non vola, ed è facilissimo fare questo lavoro. Tieni una a te. Grazie. Una a me. Adesso tocca a noi, partiamo direttamente facendo aderire la foglia alla base. Mi basterà un fogliettino per fare il nostro cerchio. Lo lasciamo qua. Li mettiamo tutti. E voilà! Adesso noi facciamo aderire bene la foglia alla base. È già eccezionale.
È una cosa super, super, super elegante. Ovviamente tutti gli avanzi che sono fuori dal nostro cerchio, dal nostro disco, li teniamo, li mettiamo da parte, li utilizziamo sicuramente per un altro restyling. Con la foglia oro non si deve mai buttare via nulla. Molto morbido, molto delicato, l'adesione e voilà, bellissimo. Questa è la base per la nostra decorazione. Io e Madre, se ci divertiamo a colorare, abbiamo scelto 6 colori perché ci sono 6 sottobicchieri. Voi potete anche farli tutti di un colore unico, però era bello vedere un po', no, l'abbinamento con la foglia oro e diverse tonalità, sia calde che fredde. Sto girando anche il rococò perché all'interno daremo una filettatura un po' dorata, un po' carina. Io il primo lo farò con Beautiful e ho scelto salsa di blu. Questo lo teniamo per l'oro. Questi sono i miei pennellini. Vai, parti! Abbiamo deciso di decorare con qualche cosa di molto facile poi da ricopiare, da rappresentare. Quindi prenderemo un solo colore. Faremo una cosa molto liscia, delicata e stilizzata. Una cosa però che vi inventate, non dovete seguire canoni standard o altro. Una cosa molto stilizzata, fine, ma che vi inventate. E poi con la punta del pennello decidete voi quanto far grande la foglia. Intingo nel colore, scarico abbastanza e creo una fogliolina. Leggero, schiaccio e arrivo. Leggero, schiaccio e liscio. Sulla foglia oro scivola. Quindi non abbiate problemi, paura, non è il caso di diluire nulla. Non c'è neanche una regola troppo scritta, decidete voi che tipo di fogliolina fare. Vedete, Emma fa un tipo di foglia e ne faccio un'altra, più cicciotta. E l'attacco. Fine. Tu, Emma, le hai fatte? Bello. Sì, tengo anch'io da questo parte il gambo un pelino più lungo. Non mi spiace, anzi. Sarebbe anche bello magari vedere poi dopo in un altro il gambo che esce. Sì. Faccio ancora un fogliolino, una fogliolina qui. Eccola. E basta. Se volete le potete anche unire un pelino più piccolo. Una cosa molto molto stilizzata. Il secondo sottobicchiere ho scelto il Nuit d'Amour. Wow, provatelo sempre se vi piace, ma io questa tonalità blu con l'oro la adoro, anche rima. Facciamo delle filettature interne, tutte diverse, quindi in base a cosa ci ispira questa foglia. Qui ho fatto una rientranza di questo tipo, qui la farò ancora più fine e sottile perché con il profumo d'Oriente il tratto è più fine, quindi serve ancora meno. Emma per esempio sta facendo proprio il reticolato della foglia, chi può dire se è giusto o no? Solo noi. Quindi facciamo quello che ci piace per dare più profondità alle nostre foglie. Una passata di protettivo lucido su tutto, però occhio, un'unica passata in questo momento io do
e abbondante, perché deve fare un, diciamo, una chiusura autolivellante, un cappottino sul vostro sottobicchiere. Quindi giriamolo bene, no acqua, per evitare che si ossidi la foglia. Ne mettiamo un po' di più e poi, come vedete, non schiaccio, ma accarezzo delicatamente e aiuto semplicemente il mio protettivo lucido ad autolivellarsi. Faccio anche ovviamente il bordo intorno, perché deve essere il tutto molto 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 ben sigillato, e guardo contro luce se sono passata dappertutto. Mi pare proprio di sì. Se per caso dovete ritoccare, non andate solo col pennello, riprendete un po' di protettivo e andate a fare questo specie di ritocco, aggiungendone. È proprio importante capire che per proteggere bene serve una passata un po' più spessa, autolivellante. Ora, io passo il protettivo su tutto e nel frattempo che arriva la mia amica e inizia la ricetta, lo asciugano, così vi faccio vedere poi come apparecchiamo la tavola e mangiamo la nostra super ricetta. 3, 2, 1... Yeah! Ce l'abbiamo fatta? Sì. Buongiorno amici del canale. Sì, bravissima, bravissima. Sei perfettamente ormai ridondante questa frase, però è giusta. Noi abbiamo già iniziato. Abbiamo già iniziato prima facendo qualche cosa che vedi laggiù per arredare poi la tavola, grazie alla tua ricetta. Io la invito da un bel po', si è fatta desiderare. Ragazzi, io studio thailandese, cinese, e poi come faccio se no a insegnarvi qua il piatto? Uno, li hai imparati viaggiando? E li hai imparati, sì, dagli chef della zona anche. Sì, sì, ho fatto proprio delle scuole in Thailandia, delle scuole di cucina. Quindi questa ricetta è super, super, super veritiera. Ovviamente qualche cosa di italiano c'è, tipo il cipollotto, il peperone. Sì, sì, però sono dei validi sostituti. Questa ricetta si chiama? Pad Krab Pao. Pad Krab Pao, ed è una ricetta che secondo me non hanno ancora sentito nominare, perché volevo proporre un qualche cosa, beh, a parte che Franco mi dice sempre che è una delle sue preferite, sì, e quindi ho detto no, vabbè, la tua preferita. E poi è una ricetta che secondo me è molto difficile da trovare qui, forse impossibile. Sì, non si trova, anche se vai al ristorante thailandese, non lo trovi, se lo trovi, insomma, non è proprio... Quindi vi ho proposto una cosa fighissima oggi, fatta da mani esperte di chi lo fa spesso e da chi l'ha mangiato sul posto, con tutti gli ingredienti giusti, salsine, quindi adesso elenchiamo bene tutto. E dovete ascoltare bene, 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 bene. Se vi piace questo tutorial, magari poi ne faremo anche altri, vero? Certo. Diversi tipi di cucine, diversi tipi di... Thailandese, cinese, indiana, indonesiana, africana. Sai perché sono contenta di questa cosa? Perché qua, tanto le persone che ci seguono sono strabituate a cucinare bene e cucinano benissimo la cucina italiana. Quindi io voglio proporre un qualche cosa che loro ancora non sanno. Di diverso. Capito? Giusto. È facile fare il tortellino in Italia. Partiamo. Mari, dimmi un po', quali sono gli ingredienti principali per questo piatto? L'ingrediente più importante, ovviamente, in questo caso usiamo il maiale. Serve il capocollo perché è più grasso. Anche se non avete il capocollo, prendete la carne più grassa che avete, perché il grasso farà diventare buono il tutto. Però si può utilizzare manzo, pollo, non viene tanto buono, ma gamberi, pesce, tofu se sei vegano o vegetariano. Poi il basilico. Il basilico italiano va benissimo, è un valido sostituto del basilico thailandese perché sono molto simili. Altro ingrediente essenziale, aglio e peperoncino piccante, che sarà veramente un sapore molto forte. Quindi se dovete vedere amante o fidanzato o marito, fateli mangiare quello che mangiate voi, perché questo è un piatto che va fatto così. Cioè non è che si può dire no, mettiamo l'aglio perché poi esco col fidanzato. No, non viene il piatto, viene una schifezza. Peperoncino si può dosare, se uno mangia meno piccante, sì, ne mette un po' di meno, ma l'aglio ci deve essere. L'aglio ci deve essere. Poi, se trovate i peperoncini non piccanti dolci, usate quelli, altrimenti un peperone, un pezzettino di un peperone, un quarto di un peperone va benissimo. Cipolla bianca o cipollotto, lime, uova, gambo di coriandolo non è essenziale, però se c'è dà un sapore interessante, perché la cosa giusta sarebbe la radice di coriandolo, ma il gambo è quello che si avvicina di più. Un po' di brodo. Brodo di carne, se ce l'avete, se no fatelo come volete, il brodo di carne.
Poi ci sono le salse che in qualsiasi negozio etnico, anche sì, su internet, si trovano. Esatto, quindi io le ho comprate online in un negozio che vende proprio diversi... Sì, ce ne sono tanti. Tantissimo. Allora, sono salsa di soia nera, che è molto diversa dalla salsa di soia normale, la salsa di ostriche. Qui c'è un'alternativa alla salsa di soia normale, che è salsa di soia ai funghi, è più saporita, mi piace di più, altrimenti salsa di soia normale, e salsa di pesce. Quindi le cose importanti sono la salsa di soia, ok? Lei vi dice nera o di funghi, che è più saporita, altrimenti normale se non ce l'avete, la salsa di soia assolutamente, salsa di ostriche assolutamente e salsa di pesce. Sì, queste due qui vanno tutte e due, senso, le alternative sono tra queste due, questa è un po' più difficile da trovare, se la trovate è più buona, se no una salsa di soia normalissima va bene. Questa qui è proprio dolce, è una glassa quasi. Capito, la salsa quindi nera, di soia nera. Sì. È proprio diversa, sì, è una salsa dolce. Ok, ragazzi, i barattoli qua sono grandi, ma se voi fate attenzione, magari sui siti li trovate anche piccoli per provare i gusti, per provare se vi piace. Sì. Un po' di pepe nero, i grani, il lime l'ho già detto, un po' di zucchero, sì, olio per friggere, e uova l'ho già detto. Tutto a posto, partiamo. Partiamo. Cosa inizio a fare? Allora, a grandi linee, quello che bisogna fare è pestare un poco di pepe, 2-3 grani, uh-huh, insieme all'aglio, al peperoncino, uh-huh, e al pezzetto di peperone e al gambo di coriandolo. Questo nel pestello, uh-huh, è la cosa migliore perché sprigiona tutti i suoi profumi. Pesti e metti da parte. Uh-huh. A quel punto bisogna mettere a friggere con poco olio la carne, okay, la carne di maiale, e lasciarla lì che si rosoli, insomma, poi gira tutto un procedimento che poi dopo vediamo. Metti da parte, aggiungi un po' di olio se necessario e metti la pasta. Perché questa sarà una bella pasta che condirà la carne. Sì, sì. Ok. Quindi fai soffriggere questo, a quel punto unisci le due cose, metti le salse che andranno unite, metti tutto insieme, metti verso la fine della cottura il cipollotto, quando è tutto cotto spegni e metti il basilico. Certo, alla fine. A parte fai la salsina da mettere sopra le uova, che saranno fritte in una maniera molto particolare, non come siamo abituati noi a friggere le uova, alla moda thailandese, che è diverso. E quindi una salsina in salsa di pesce, aglio, peperoncino e lime, che andrà poi sopra a guarnire e finire il tutto. Partiamo. Mamma mia, Marianna, eccezionale questa mannaia. Beh, taglia benissimo. È una mannaia cinese, ma ce l'ho anche thailandese, però in questo momento non l'avevo affilata. Adesso prendiamo i peperoncini, giusto? E tolgo i semi. Esatto. Li tagliamo un po' più piccolini, così dopo nel mortaio facciamo meno fatica. Se avete un coltello come questo, eccezionale. Se no, potete farlo anche con un coltello normale da cucina, non vi preoccupate. Allora, metti ma circa 4 grani di pepe, non deve essere tanto, diciamo 4. Perfetto. Dopodiché l'aglio. E qua è molto piccolo, però abbiamo detto 2-3 spicchi a testa. Esatto, poi ovviamente sta alla sensibilità di ognuno. Questa è una ricetta agliata. Sì, sì. Se ne volete poco, dai, uno a testa. Ok, devi cominciare già a pestare e pian pianino aggiungerai gli altri ingredienti. Ho messo sotto un panno solo per evitare di rovinare il marmo. Dimmi se devo pestare di più o va bene così. Allora, generalmente se pesti tanto, l'interno della roba tende a schizzare fuori, quindi all'inizio magari vacci un po' piano, puoi anche fare tipo mulino, se ti viene comodo. Poi quando hai un po' pestato già anche così, metti il peperone e il peperoncino, magari prima il peperoncino, ok? E a questo punto devi fare molta attenzione, io ti consiglierei di mettere la mano così, perché se uno schizzo di peperoncino ti va in un occhio non è piacevole. È completamente differente il profumo che arriva al naso quando si usa un pestello e quando si usa un tritatutto, perché lo so che voi magari a casa dite ma io uso il tritatutto, è completamente differente, quindi non mi fate fregare da questa facilità, perché qua c'è un profumo, un aroma, cambia tutto. Metti anche il coriandolo. Tutto, vero? Sì, 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 sì.
come in pasticceria, anche in queste salse qui è importante rispettare il momento in cui si mettono gli ingredienti, perché c'è un motivo, secondo me c'è un motivo anche dal punto di vista dello sminuzzare dei sapori, del gusto, quindi rispettate anche qua le tempistiche. Sì, generalmente come si nel restyling giusto, si va dal più secco al più acquoso, perché se cominci con l'acquoso poi diventa un po' più difficile. Capito, c'è un motivo per cui siamo partiti con l'aglio, non è tutto a caso. Allora, per la salsa, queste sono le dosi per 5 persone. Ok. Allora, 2 cucchiaini di zucchero. 2? Sì. 5 persone perché abbiamo fame. La diamo alla troupe. Ma sì, dai, un po' alla troupe gliela diamo. Poi. Allora, poi mettiamo 2 tablespoon, cioè queste più grandi, di salsa di ostriche. Questa qua. Questa è, devi forzarla, devi... Sì. Perché è gelatinosa, vedete? Sì. Ma io sono contenta che così loro vedono proprio tutto, perché io non sono proprio capace, anzi. Uno, un po' più grosso, più pieno. Più, 2 abbondanti. Pieno, che è tanto buono questo. È un altro bello pieno, ok? Sì, quindi mi raccomando, sappiate che è gelatinosa e quindi dovete proprio forzare un pelino. Ok, benissimo. Dopodiché... 2 tablespoon, 2 cucchiai di salsa di soia. Normale. Ne mettiamola ai funghi, visto che ce l'abbiamo. Se non ce l'avete, mettetela normale, che va benissimo. Hai ragione, è un profumo buono, È proprio buona. Tu questa dove la prendi? La prendo al negozietto etnico, quando vado a Torino. Se no, le compro anche online. Ok. Poi? Sì, si trova. Poi, due piccolini, di cucchiaini di salsa di pesce. Questa qua? Sì. Questa qua mi ha detto che è buonissima, questa marca, Squid. Sì, l'adoro. Dopodiché, salsa... 3 cucchiaini di salsa di soia nera. Perfetto. Cucchiaini. Che è molto gelatinosa anche questa, un po' meno della... Uno. Devono essere giusti? No, approssimativo. Ok, perfetto. 3 mi hai detto, vero? Ti ho detto 3, sì. Ok. 2 cucchiai di acqua. Ok. O di brodo, mettiamocelo di brodo. Dai. Che comunque è sempre meglio dell'acqua, secondo me. Ci dà più sapore. Assolutamente. 2 cucchiai. Sì. Ovviamente poi quando si cucina, si assaggia il tutto, se si sente che è troppo dolce, troppo salato, si aggiusta. Anche a piacimento, la ricetta è la ricetta, però i gusti sono diversi. Esatto. Adesso giro bene perché voglio far sciogliere lo zucchero. Sì. Perché sapete che siamo partiti con lo zucchero, anche qua. C'è un motivo se lo zucchero si mette per primo, Che è giusto? Oh, che odorino. Il profumo è giusto? Sì, sì. Perché lei sa qual è il profumo giusto. Odore di Thailandia. Adesso cosa faccio? Ok, adesso tagliamo i cipollotti. Il cipollotto fresco, l'ho trovato fresco, quindi bene. Se no Marana mi ha detto che va bene anche una cipolla bianca normale, di piccole e medie dimensioni. La mettiamo alla fine? Sì, questa è a crudo, si usa a piacimento, si metterà sopra l'uovo fritto, perché che andrà sopra. Non vedo l'ora. Qua abbiamo messo 2 spicchi di aglio tritati un po' fini, un peperoncino tritato un po' fine. Adesso metto 4 cucchiai. 4 cucchiaini di salsa di pesce e 4 cucchiaini di lime. 3. Che buono. 4. E adesso 4 cucchiaini di lime. Io adoro il lime e il limone. Poi queste ricette alla fine sono freschissime. La salsa di pesce e il lime insieme sono 2. Una cosa straordinaria. Sì. Il vero gusto del sapore thailandese, tra l'altro, poi il coriandolo, il lime, la salsa di pesce messa alla fine, quel profumo, quella freschezza. Voilà. Se più stai in ammollo, meglio è. Ma se loro magari dovessero fare questa ricetta il giorno dopo, perché magari hanno degli ospiti o... Ma questa va benissimo, la mantieni in frigo, perfetto. Ok, quindi le proporzioni, le cose, fatele magari il giorno prima, poi lo cucinate al momento. Sì, sì. Easy.
Visto che è quasi ora di iniziare a cuocere la carne e le uova, giusto? Ho capito bene? Giusto. Abbiamo messo su il riso. È un riso jasmine, quindi è un riso apposito per questa ricetta. Sì, si cucina con il metodo pilaf ed è o basmati o jasmine. Vedete? Abbiamo lavato bene il riso più volte, proprio lavato, sciacquato con acqua pulita fresca. Dopodiché mettiamo un dito di acqua a coprire il riso e lo chiudiamo, adesso non si apre più, fuoco abbastanza giusto, non troppo basso. Finché non l'acqua bolle, dopodiché si abbassa. È quasi una cottura pilaf, per quello che mi dicevi tu, e quindi è una cottura dove non vai poi a scolare l'acqua, si asciugherà. Esatto. Per questo è importante andare con un dito sopra il riso, non di più. Mi hai detto olio d'arachidi. Olio d'arachidi è la cosa migliore per friggere, però insomma qualsiasi olio di semi va bene. E si deve mettere tanto olio come quando facciamo le patatine fritte proprio deep fried. Accendo bene il gas e facciamo scaldare bene l'olio. Preparatevi già nel frattempo un piatto abbastanza grande per mettere tutte le uova. Io ho anche questo attrezzo che si chiama ragno, è perfetto per scolare bene, se no una schiumarola normalissima. 5 uova, perché noi mangeremo in 5. Esatto, ci vuole un uovo a testa. Ora che ho l'olio ben caldo. Sì. L'uovo così, vado. Wow! Vedi che c'è il bianco intorno al rosso che rimane un po', perché lo fai un po' entrare un po' di olio bollente prima da cuocerlo. Ok. Mettiamo un po' di olio di semi. Io uso quello delle uova all'incirca 2 cucchiai. Sì. Così va bene? Sì, sì, va bene, va bene. Il wok deve essere bello caldo. E il tuo wok di che materiale è? Come? Il tuo wok di che materiale è? E questo qui è in acciaio. Esistono di ferro, di insomma di vari. Qua. Cercate di non avere paura, sgranatela, sì, e mettetela. E non toccatelo poi per. Guarda. Non si è dorato. Questa è una ricetta bellissima. Io adoro la carne rosolata. Se c'è molta carne, sì. Al limite aggiungere un po' di olio. Ok. Però essendo bello grassoso si scioglierà anche il suo. Si può anche andare su un gas molto più forte se avete tanta carne. Io penso, ho messo un gas medio. Adesso senti che è già cambiato il rumore. Giro allora Mari? Allora, quando è diventata un pochino croccante sotto, dagli una bella rimestata. Sapete che è importante anche il rumore, eh? Il rumore che sentite è importantissimo, quindi giriamolo un po'. In questo caso abbiamo tanta carne, quindi sarà un po' più umido e un po' meno rosolata, però. Ah, che bel rumore! Quindi per farla cuocere tutta dovete. Ecco, comincia a fare il suo liquidino, lasciamo lì ancora 2-3 minuti, dopodiché ferma, dopodiché rimestiamo un'altra volta. Ok. Adesso il trucco è abbassare un pochettino il gas, medio, esatto. Giusto, non troppo forte, fare un po' di spazio al lato. Portare, sì, più in centro sta meglio è, perché è la parte più calda, certo. In basso il vuoto. Wow, cioè, alzo un po' perché ho un pochettino abbassato. E mettiamo la salsina, il soffritto, la base, sì. Che abbiamo fatto col pestello. Esatto, e facciamo soffriggere. È un po' come la nostra base, aglio, cipolla, sedano, carota. Che profumo, Marianna. Profumo di Thailandia. Ci sei stata in Thailandia? Mai. Allora, sai come si dice quando una cosa è molto buona, un piatto è molto buono? Aroimak! Bravo. C'ho fame. Hai fatto il tono giusto, perfetto. Perché nella lingua tonale, quindi mak, giusto, brava, brava. Bene. Poi quando l'aglio comincia a essere dorato, mi sembra che cominci a, si mischia tutto insieme con la carne, si aggiunge la salsa. Guarda che bella carne rosolata di qua. Fantastico. E la cottura nel wok è proprio così, hai questa rosolatura e hai il... Guarda come si è asciugata adesso, eh? Perfetto. Perfetto per aggiungerci la salsa. Vado allora, la prima salsa fatta. Sì. E insaporisce bene. Non si spreca mai nulla, quindi col cucchiaio mi raccomando, giù tutto. Giro? Gira. Wow.
Farlo con una carne magra non ha senso, Marianna. No, assolutamente non ha senso. Più grassa è, meglio è. Quando vedi che la salsa è ben amalgamata, aggiungi la cipolla e il cipollotto. Cipollotto. Qua io ho messo anche la parte del gambo che è profumatissima. Benissimo. Giro? Gira. Ok, adesso spegni e metti il basilico. Sai che sono emozionata, sono emozionata. Tutto? Tutto. Wow. Vai veloce. Giro? Gira. Si deve appassire, eh? Wow, non me l'aspettavo. Si deve appassire bene, ricoprilo. Che profumo. Qui va girato finché non è tutto bello appassito. Mari, guarda qui cosa ho fatto stamattina. Ah, bellissimo, la voglio anch'io questa. Dai, te lo regalo. Ho fatto un runner stamattina con il mio Beautiful e i miei sottobicchieri usando la mia foglia oro. Vediamo quale posso utilizzare qua con noi. A me piace il blu e il rosso. Anche a me. Sai perché? Perché abbiamo due piatti vintage, che a me piacciono i piatti vintage, spaiati, che recupero nei miei mercatini, e ce n'è uno sul rosso e uno sul blu. Addirittura questo ha i paesaggi giapponesi. Questo è orientale, quindi è perfetto, certo, per noi. Voilà. C'è un'acquolina in bocca. Anche io. Salsina. Ecco, perché la salsina la mettiamo sopra l'ultimo? Sì, allora praticamente si metterà il riso, accanto la carne, sopra topping l'uovo e poi la salsina. Ciotolina? Ciotolina per fare una cosa un pochino più estetica, no? Certo. Si mette nella ciotolina, si pressa bene. Qua il nostro riso è bello cotto, avrà cotto quanto? 15 minuti più o meno? 15-20 minuti. Io ho fame, Mari. Anch'io. Abbondo. Da matti. La giro nel piatto. Wow. Bello. È giusto? Giusto, giustissimo. Ora la carne accanto. Wow, fantastico. Accanto? Sì. Che ci salga un pochino sopra, no? Accanto e che ci salga anche un po'. Ok. Wow. Benissimo. E l'uovo sopra. Wow, l'uovo. Così? Così. Marianne, ora. La salsina va sull'uovo e poi, se piace, anche sul resto. Ah. E come bisogna mangiarlo? Ah, come? Allora, innanzitutto salsina. Vai. Sopra l'uovo. Sopra l'uovo. Io non ho paura, lo sai che io... Brava. Così, audace. Poi? Poi piccolina si prende un po' di riso, si rompe l'uovo e vediamo se c'è la cremina. Questo è un momento importante. Sì, c'è la cremina. Vediamo il mio qua. Io so che a casa gli ho fatto venire fame, quindi se voi avete fame come me, sbrigatevi, comprate tutto e andate a farvelo. Allora, quindi un pezzo di uovo, un pezzo di riso e la carne. Wow, uovo, riso e carne. Boccone, pronta? Sì. Cin cin. Aroimax! Ci sta bene questo vino. Vero? Purtroppo non supera. Buonissimo, grazie. È stato un piacere, chiamami quando vuoi. Va bene. Ciao! Buon appetito!